Arriva un'altra medaglia per Sara Luconi, atleta ipovedente di Castiglion Fiorentino della Energym Taekwondo Arezzo, che sabato scorso ad Arezzo ha conquistato l'ennesimo podio ai campionati italiani di para taekwondo, laureandosi vice campionessa italiana. Sì, questa medaglia l'ho vinta sabato scorso al campionato italiano di forme e per me è stato un traguardo, soprattutto perché per vincere questa medaglia ho eseguito le forme in maniera corretta e anche meglio delle altre volte, quindi sono stata molto contenta e ho fatto contento anche il mio maestro e quindi sono soddisfatta e mi sono allenata tanto per vincere questa medaglia e quindi sono contenta di aver ottenuto questo risultato e dell'esecuzione appunto della forma. Una vittoria che non è soltanto sportiva, ma che va a sottolineare ancora una volta il valore sociale e inclusivo dello sport, che come nel caso delle arti marziali riesce ad abbattere ogni barriera, come sottolineano i due maestri di Sara. Noi siamo infatti molto contenti di quello che fa Sara, perché per noi è un esempio per tutti i ragazzi. Ci fa capire che lo sport abbatte tutte le barriere, in particolare il taekwondo, c'è il suo settore che è il para-taekwondo, ci fa capire appunto che questo è uno sport per tutti. Infatti invitiamo tutti a partecipare. Sara è un'atleta strepitosa, si allena con tutti gli altri, ovviamente ogni tanto noi le diamo qualche accortezza, stiamo vicino, lavoriamo con lei proprio per aiutarla a esprimersi al meglio. Allenamento dobbiamo dire che non facciamo nessun tipo di allenamento particolare, diciamo un allenamento come svolgono tutti gli altri. L'unica cosa che potremmo dire è giusto qualche piccola accortezza in più, ma se no niente di speciale o di particolare, è una cosa che fa insieme a tutti noi. Non solo sport, Sara ci svela anche la sua passione per la scrittura. Nei prossimi giorni presenterà il suo primo libro, Le avventure di Super Lucons, al Santucce Store Festival di Castiglion Fiorentino. Allora, il libro si chiama Le avventure di Super Lucons ed è un libro di fiabe che ho scritto quando ero più piccola, però ho deciso di pubblicarlo adesso, insomma, e parla di questa supereroina che come me è ipovedente e però riesce comunque a compiere le sue missioni assieme ad un suo grande amico Super Rapins e a una cavalla di nome Stellina. E il nome Super Lucons deriva dal fatto che un mio grandissimo amico con cui sono andata a scuola, dalla scuola dell'infanzia fino alle medie, mi chiamava sempre Super Lucons e quindi ho deciso di trasformarlo in un personaggio delle fiabe appunto.